Buonasera a tutti e grazie per essere intervenuti a questo dibattito sul futuro del centrodestra. Innanzitutto ringrazio Maristella Bettelli che ha dato la sua disponibilità a fare da moderatrice. Porto i saluti del giornalista Marco Caroni che non è potuto essere presente per impegni familiari. Anna Delle Chiaie ci raggiungerà più tardi perché sta di fatto lavorando. E questa... Ciao Daniela, ciao, buonasera, ciao, ciao, buonasera. Anna appunto ci raggiungerà più tardi e abbiamo deciso quindi di organizzare questo dibattito insieme a Laura Crisanti, Silvia Fidanza, proprio dal titolo Quale futuro per il centrodestra di Frascati. Ringrazio anche la presenza dell'amico e collega Damiano Cimmino che è qui presente. Innanzitutto voglio sottolineare che come Frascati Futura cambiamo, che siamo appunto, come ha detto bene Maristella, all'opposizione come movimento civico, abbiamo invitato tutte le forze ufficiali del centrodestra e ringrazio la presenza di Daniela Bottomei, esponente comunque di Fratelli d'Italia Frascati, abbiamo invitato anche Forza Italia ed abbiamo invitato la Lega. Allora, partiamo diciamo da un presupposto, nel senso fare una grande chiarezza sulla storia del centrodestra di Frascati. Come ha detto bene Maristella, ad oggi, dal dopoguerra ad oggi, non ha mai governato. Di fatto ci sono sempre state tantissime divisioni, personalismi, ma soprattutto trasformismi. In una maniera molto, molto sintetica, partiamo dal 1994, e qui c'è una memoria storica della città di Frascati, come Roberto Eroli, un ex sindaco, che quindi dopo potrà intervenire e sentiremo anche la visione appunto di Roberto. La memoria storica che vede nel lontano 1994 il centrodestra si presentò allora diviso e ci fu la vittoria di Enrico Molinari. Poi nel 99-2004, vabbè, ci fu la vittoria di Molinari. Il primo che attu- no, no, 99 è arrivata la peronospera a Frascati, dai, no. 94, avete detto bene. 94-99, poi vinse Posa. Vabbè, comunque ci furono la vittoria di Molinari, poi i due mandati di Franco Posa, poi l'amministrazione dopo Posa, Posa, amministrazione di Tommaso, poi Spalletta, commissariamento, amministrazione Mastro Santi. Questi giorni ho sentito, ed è giusto proprio perché è un dibattito e da questo punto di vista mi piace citare Giambattista Vico, occorre conoscere il passato per affrontare il presente ed osservare il futuro con lungimiranza, proprio da parte, da parte della settimana scorsa, di una presentazione ufficiale del circolo Vesprini. Ho sentito molte, tra virgolette, polemiche anche sulle candidature del sottoscritto. E visto che è un dibattito e mi piace parlare in maniera molto diretta e senza peli sulla lingua, rispondiamo diciamo subito a chi ha attaccato il sottoscritto. Allora, innanzitutto le candidature del sottoscritto nascono nel seguente modo. Nel 2009 Mirko Fiasco venne eletto consigliere comunale con il Popolo della Libertà con 337 voti. Confermo che ci furono molti voti disgiunti. Ricordo molto bene quella campagna elettorale dove anche Angelo Cristofanelli mi sosteneva con grande convinzione insieme ad Anna Delle Chiaie ed altri componenti del gruppo, dove andavamo da soli ad affiggere manifesti e dove con estrema franchezza molti cittadini proprio ci fermavano dicendo
che avrebbero dato la preferenza personale al sottoscritto votando altri sindaci. Anche allora il centrodestra si presentò spaccato, il PDL riuscimmo ad eleggere 4 consiglieri, il sottoscritto, Vincenzo Conte che era il candidato sindaco, quale rivolgo i miei saluti, Mario Gori e Simone Carboni. Arriviamo all'anno 2011, quindi iniziamo a fare un po' la storia del centrodestra, arriviamo all'anno 2011, ecco che Mario Gori stava cadendo l'amministrazione di Tommaso. Mario Gori che cosa fece? Si alzò, caro Angelo, penso che ricorderai bene, anche te Maristella, perché scrivesti molti articoli, si alzò dai banchi dell'opposizione per andare a sostenere l'amministrazione di Tommaso. Attuò un vero e proprio, diciamo, ribaltone, tradimento, in quanto l'amministrazione di Tommaso stava cadendo. Grazie alla stampella di Mario Gori riuscì ad arrivare a fine mandato. In quel contesto anche Vincenzo Conte si dimise, caro Stefano correggimi se sbaglio, andò a ricoprire un ruolo molto importante allora, Lazio Ambiente, ed entrò in consiglio comunale Marco Boldrini. A fine legislatura già erano partiti determinati movimenti con accordi con il Partito Democratico, la figura del senatore Astorre, il quale già stava paventando l'idea di candidare Alessandro Spalletta. In quel contesto, ovviamente come centrodestra non c'era mai stata un'unità politica, in quanto è anche vero che non ci sono mai stati confronti sulle tematiche della città, su una visione e su una programmazione, perché queste cose le dobbiamo dire. Cioè sembra che il centrodestra si risvegli soltanto quando manchino pochi mesi alle elezioni. Ad un tavolo politico giù di Roma si stava parlando di eventuali candidati e venne fatto il nome di un candidato, di un soggetto civico, il quale non aveva mai effettuato un giorno di vita politica in città, non aveva mai effettuato un incontro, un dibattito, come lo stiamo facendo noi. Appositamente abbiamo scelto una sala ristretta proprio per parlare tra addetti ai lavori e dire le cose come stanno, se si ha la volontà poi di ricreare un centrodestra.